Avevamo cercato un posto per fare l'amore. Sempre persi a desiderarci su una panchina o alla fermata di un autobus. E adesso che l'avevamo trovato io pensavo ad altro. Vanni forse se ne accorse e lentamente, senza chiedermi niente, senza imporsi, si sdraiò accanto a me. Non so quale meccanismo scattò, ma allora fui io ad abbracciarlo forte, fortissimo. Secondo me gli scrittori sono tutti bugiardi. Dite che inventate le cose, invece non inventate niente. È tutto vero. Ma perché? Perché Dante non ha conosciuto veramente a Beatrice. E Leopardi? E Leopardi a Silvia la conosceva veramente. Allora, è tutto vero. Leopardi a Silvia la conosceva veramente. Ma sta zitto, ma quando va? Allora, secondo te, i poeti, i scrittori, ma gli dai chiesto niente a te, scusa? Ma, cioè, l'ha chiesto qualcosa o a chi? Cioè, ti sembra intromettere in mezzo a rompere l'armonica, cioè l'atmosfera? Non so, ci parla sempre, chiudo. Si inventa. Allora uno che fa fuori, scrittore, secondo te? Per raccontare cose che le capitano, secondo me. Io insisto proprio perché... Ma c'è la miseria... Allora avevi ragione cosa a dire che si sceglie? Perché? Chi è che ha detto che si sceglie? E cosa la... Marco. Marco, tu hai detto che sei scemo? No, figura. Come? Cioè, non hai detto le scemo? Ma dai. No, io ho già sentito, anzi, nemmeno le scemo. Sinceramente, io ho già sentito proprio tutta una... Guarda, di mo non conosco scemo, ma come Lello, mai.